Per noi la fatturazione elettronica è un costo aggiuntivo in quanto viene fatta dal commercialista, per la quale richiede un compenso. Per me è uguale, non è una cosa utile. Perché se vogliono scappare, scappano lo stesso. D'ora in avanti tutti i titolari di partita IVA dovranno effettuare le proprie fatture sul web e farle transitare dall'Agenzia delle Entrate. Con l'obbligo dal 1 gennaio della fatturazione elettronica, l'obiettivo dichiarato è quello di impedire l'evasione e di conseguenza recuperare gettito sottratto alle casse del fisco. Nessuna sanzione nei primi 6 mesi per i ritardatari, ma chi ha la partita IVA si divide. L'unica certezza è per ora l'ulteriore aggravio dei costi per i commercianti che ritengono di essere già vessati da tasse e balzelli. Forse noi non avremo delle pilate di fogli, foglietti nei negozi o nei magazzini come c'è ora, perché ho tutto un ammasso di fatture che poi tutti gli anni ti rimangono. Per noi è un ulteriore lavoro, un ulteriore caos, un'ulteriore spesa, quindi negativo in assoluto. Per noi diciamo un costo, visto che poi appoggiandoci al commercialista, diciamo il lavoro grosso lo fa lo studio commerciale. Il nostro ragioniere, per intendersi. Per noi è una spesa, questo sì, indubbiamente, perché prima non l'avevamo, ora c'è. Il decreto firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, prevede che sia l'Agenzia delle Entrate ogni 3 mesi a dire al titolare di partita IVA quanto pagare sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche. C'è chi ritiene che questa operazione sia una facilitazione burocratica, chi invece pensa che sia un grattacapo in più. E c'è anche chi si sbilancia: la fatturazione elettronica, ben lontana dal rendere più digitale il nostro sistema, è piuttosto uno strumento che vuole aumentare il controllo sui cittadini. Per me cambia poco o nulla, sicuramente qualche problema lo avremo, anche perché passando tutto tramite fatturazione elettronica, come sembra al momento quelle notizie che ci arrivano, potremmo essere anche preda di hacker senza grossi problemi. Con il nostro sistema abbiamo speso 280 euro, ma dipende che pacchetti sceglie. Ovviamente il cartaceo ce ne sarà meno. Però non credo, perché io dove sono andato in questi giorni a fare la spesa mi hanno dato lo stesso il foglio, anche se poi lo devo buttare via, però il cartaceo c'è. Sull'evasione questa cosa qui, no, secondo me rimane tutto uguale. Secondo me chi fa il nero fa il nero.